IBSA, azienda leader nel settore farmaceutico, è stata protagonista alla cerimonia degli Sport for Nature Awards, ricevendo il premio Azienda per il Sociale, IBSA per la Vera Inclusiva, in virtù della sensibilizzazione a favore della sostenibilità sociale e ambientale attraverso i valori dello sport. Ma è molto, molto importante, significa, rappresenta, diciamo così, un riconoscimento per lo sforzo che l'azienda fa, è un impegno che l'azienda si è presa nei confronti del sociale essenzialmente, dell'inclusione delle persone meno fortunate e di tutto quanto gira intorno alla sostenibilità. Per IBSA è stata anche l'occasione per presentare il progetto Sailing into the Future Together, un'impresa che durerà 3 anni e allo sport unirà iniziative di responsabilità sociale a partire dalla donazione di 2 imbarcazioni per sostenere attività di vela inclusiva. Noi siamo un gruppo che ha sempre dedicato una grande parte dei suoi ritorni sul sociale e questo l'abbiamo voluto fare con uno spirito che legasse l'immagine dell'azienda a uno sport che noi consideriamo come base, diciamo base competitiva con se stessa, quindi ideale per persone che hanno problemi diciamo di handicap, quindi diversamente abili, che confrontano se stessi con la natura e con i propri limiti e che si sentono a questo punto nel confronto in grado piano piano di superare e quindi migliorare le proprie prestazioni. La vela è uno sport fantastico anche in solitario ma come in squadra e quindi riesce a creare, a mettere insieme quelle che possono essere diciamo, le proprie difficoltà ma in sinergia con gli altri riuscire anche a superarle. IBSA parteciperà alla prestigiosa regata in solitaria Road to Rome con un team guidato dallo skipper Alberto Bona. Allora, la prima tappa sarà il 6 novembre, parte la Road to Rome, che è una regata oceanica, una delle più dure, diciamo, e competitive, e quindi fra qualche mese sarò in mezzo all'oceano da solo e al freddo, però sono molto contento e non vedo l'ora di partire con questo nuovo progetto, sono molto motivato e arriva in un buon momento per me anche nel mio percorso.